Microsoft chiude il quarto trimestre dell'anno fiscale in perdita. Si tratta del primo rosso trimestrale accusato da Microsoft da quando è sbarcato in borsa, come dire, 26 anni fa. Microsoft chiude il quarto trimestre con una perdita di oltre 490 milioni di dollari a fronte dei 5,9 miliardi di dollari di profitti netti nello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi salgono del 4% ad oltre 18 miliardi.